soprattutto per chi come voi veste le tute, la tuta porta un sacco di grip, perciò non vi dovete far mettere le mani addosso, dovete tenere un po' di distanza. Un corso di autodifesa per operatori sanitari per difendersi da eventuali aggressioni, sia fisiche che verbali. Cominciamo a fare le cose pratiche, serie che possono servire per l'autotutela dei sanitari stessi. Per cui siamo venuti da chi fa autodifesa, vogliamo capire senza essere aggressivi ma come ci si può difendere dal punto di vista fisico, ma soprattutto anche per abbassare il grado di contenzioso. La cosa fondamentale per noi è che i nostri medici, i nostri infermieri vadano tutelati a fare soccorso. Se lui mi afferra così è il solito discorso, ok? Ok, anzi, se devo colpire. Siccome la maggior parte delle volte siamo soli e avvisare in un secondo tempo le forze dell'ordine vuol dire far passare un sacco di tempo, dobbiamo essere in grado noi stessi di darsi delle regole, soprattutto di dare l'impressione alla popolazione che non siamo degli sprovveduti. Una risposta al crescente numero di segnalazioni da parte di medici, infermieri ed operatori sociosanitari anche in provincia di Arezzo. Sono dei momenti a tratti non facili, c'è molta tensione, c'è molto anche disagio tra le persone. E a volte si ripercuote con atti di violenza che possono essere non soltanto fisici ma a volte anche proprio a livello verbale importanti. Anche a Arezzo sono accaduti episodi di questo tipo? Purtroppo sì, e purtroppo ne siamo stati alcuni di noi purtroppo coinvolti. Da qui l'idea del baratto di competenze, uno scambio formativo tra l'ordine delle professioni infermieristiche e l'associazione Ombu Dojo. Insegnerò ciò che insegna la sanità, la prevenzione, perché è dalla prevenzione che si può partire con una difesa efficace, non trovarsi nella situazione di rischio, mitigare la situazione quando si viene a creare. E in estrema ratio, quando c'è da fare qualche cosa, bisogna avere un minimo di competenze per poterle fare. Da qui come riuscire a intervenire, okay, su una persona che okay, non sembra, ma in questa maniera io sto occludendo le due giugulari, una col braccio destro e l'altra utilizzando il braccio sinistro. Questione di poco, come il Mataleon, c'è l'equivalente di uno svenimento. Circa l'89% del personale sanitario, secondo i dati dell'Ordine delle Professioni Infermieristiche, è stato vittima di un'aggressione. Questo è un dato molto allarmante, perché chi è in un luogo di cura, chi è in un ospedale, chi è sul territorio in un momento acuto, quindi magari in emergenza, è necessario avere anche la sicurezza, anche la tranquillità di poter operare in quel momento. Pertanto avere anche degli strumenti in questo momento che ci possono aiutare a superare questa paura è veramente fondamentale.